Ciao amici, siamo sempre Claudio Loretta di Salsa Caribe Dance e siamo qui per la seconda lezione di salsa portoricana. La seconda base fondamentale, che è la base laterale. Passo il microfono a Loretta. Allora, l'altra volta vi abbiamo fatto vedere la base sul posto, oggi vi faremo vedere la base laterale. Vi ricordo comunque che in queste prime puntate vi faremo vedere i passi base della portoricana. Nella portoricana, specialmente per quello che riguarda la donna, c'è tantissima anche gestualità, ma che vi faremo vedere un pochino più avanti, con anche accompagnate da figure, tutti i movimenti delle braccia, delle mani e anche della testa nell'esecuzione di questi passi. Ma ora passiamo alla parte tecnica, a spiegarvi la base laterale. La donna partirà sempre col piede destro, l'uomo sempre di piede sinistro. Ok? Quindi partiamo. Laterale vuol dire apro di gamba destra, piede destro aperto e appoggio. Mi raccomando, l'altro piede sul posto. Rivado a chiudere col piede che ho aperto. Conterò. 1, 2, 3. Anche qui mi raccomando, ogni volta che muovo il piede è il piede che andrà a caricare il peso. Quindi ripetiamo i primi tre passi della base laterale e sono apro, batto, chiudo. Stessa cosa andrò a fare dall'altra parte, quindi la donna partirà di sinistro e l'uomo di destro, quindi apro, batto, chiudo. Andiamo nel conteggio e sarà 1, 2, 3, 4 e sempre pausa, 5, 6, 7, pausa. Stessa cosa adesso ve la proporremo girandovi la schiena, sempre per la motivazione che abbiamo data l'altra volta a voi, sperando che risulti più facile poter acquisire il passo. Quindi giriamo la schiena, stesso discorso, quindi la donna partirà sempre di destro e l'uomo sempre di sinistra con un'apertura laterale. Apro, batto, chiudo, apro, batto, chiudo. Il conteggio è 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok? Spero che vi siate divertiti anche questa volta e arrivederci alla prossima lezione con Salsa Caribe Dance. Ciao a tutti!